caro saluto, sono Guido Rutili, psicologo e docente in psicologia analitica. In questo terzo incontro di questo percorso dedicato agli dei della personalità parlerò dell'altro luminare interno, il padre totale interiore. L'altro luminare, perché dovrà creare il connubio con la madre totale interiore per andare a sviluppare l'androgeno che sarà il centro perfetto della nostra personalità, il centro di controllo, il centro di comando. Un equilibrio in quel centro di comando determinerà il benessere della personalità, una personalità finalmente funzionante e che ci consente di esprimerci a tutto tondo. Il principio virile, proprio rappresentato dal padre totale interiore, sarà anch'esso formato da due essenze. Sarà formato da un padre biologico e sarà formato da un padre radiante. Nella metafora, queste due essenze saranno rappresentate dal sole, grande padre radiante, e dalla crosta terrestre, padre surrogato. Sappiamo già che l'altra parte della Terra, la materia costitutiva, la mater, materia costitutiva della Terra, è invece rappresentata da una delle essenze della madre totale interiore. Ci saranno delle divinità, ma questa volta, così come avviene per la madre, non saranno due. Ci sarà una divinità Apollo, che naturalmente prenderà possesso del padre radiante, ma ci sarà un significativo vuoto di deità situato sul padre surrogato e riusciremo anche a vedere perché. Vi aspetto.